Covid record di contagi, De Luca, irresponsabili, 56 nuovi casi positivi segnalati oggi dall'unità di crisi in Campania, 18 quelli provenienti dall'estero. L'ira del governatore, assistiamo a comportamenti irresponsabili. Due positivi in ospedale, chiude il pronto soccorso del San Giovanni Bosco. Covid, corsa ai tamponi tra lunghe file e proteste, poche informazioni e attese snervanti per ore per i test dell'ASL previsti per i cittadini tornati dalle vacanze all'estero. Rabbia e proteste ai microfoni di 8 Channel, a Benevento l'ASL smorza le polemiche. Stop viaggi all'estero, agenzie in piena crisi. Dopo le nuove misure anti-Covid, per chi rientra dall'estero si registra una raffica di disdette. Gli operatori del settore ad 8 Channel spiegano molti hanno scelto l'Italia quest'estate e confermano un calo di oltre l'80% rispetto allo scorso anno. Trans uccisa a coltellate, su movente ipotesi gelosia, un delitto passionale, un raptus improvviso culminato con la coltellata al cuore mortale. Procura e carabinieri hanno ricostruito l'omicidio della 66enne di Vallo della Lucania, fermato il compagno che ha già confessato. L'Arci Gay sarà parte civile nel processo. Il programma di Caldoro, 10 idee per la campagna regionale, il candidato governatore del centrodestra lancia la piattaforma programmatica online, 10 proposte per il futuro e per tentare di risalire nei sondaggi. Intanto il centrosinistra si ferma a 15 liste a sostegno di De Luca, ma è caos candidati nel PD di Avellino. Addio Città Giardino, nuova strage di alberi e polemica ad Avellino, il comune annuncia l'abbattimento di alberi storici ormai malati tra il parco di Piazza Kennedy e Contrada Archi. L'opposizione con Cipriano attacca, si cancellano i simboli della città, ma l'assessore Negrone chiarisce, si possono ancora salvare. I titoli di stasera ben ritrovati anche su Facebook con 8 Channel News. In apertura, evitare viaggi all'estero, anche quelli programmati. Il governatore De Luca chiede prudenza e si scaglia contro i comportamenti irresponsabili, parole pronunciate nel giorno del massimo incremento da aprile dei nuovi casi di coronavirus. Intanto a Maiori i carabinieri sospendono un concerto per gli assembramenti sotto il palco, mentre l'ospedale San Giovanni Bosco chiude per due contagi in corsia. Sentiamo Giovan Battista Lanzilli. L'ira di Vincenzo De Luca si abbatte sui comportamenti irresponsabili di chi sta tornando in questi giorni da viaggi all'estero, contribuendo a far schizzare all'insù il dato dei contagi. Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità, il messaggio del governatore a proposito dei rientri da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia e Spagna. È intollerabile la totale indifferenza ai doveri di responsabilità non solo verso se stessi, ma per le proprie famiglie e per le comunità, la dura reprimenda di De Luca, che poi ha aggiunto occorre evitare viaggi all'estero. Anche quelli già programmati. Il presidente della giunta regionale ha poi annunciato a breve l'avvio dei controlli con i tamponi anche all'aeroporto di Capo di Chino, così come già avviene negli altri scali internazionali. Gli stralli delucchiani arrivano nel giorno in cui l'unità di crisi certifica l'incremento massimo di contagi da aprile a questa parte, ben 56 nelle ultime ore, di cui 18 collegati a viaggi all'estero. All'elenco vanno aggiunti anche 34 guariti. Massima attenzione per i vari focolai attivi in regione, come quelli nel Salernitano. A Maiori, in costiera amalfitana, i carabinieri hanno sospeso un evento estivo per gli assembramenti che si erano creati al concerto. Nel fine settimana, invece, torna la consegna gratuita delle mascherine ai turisti, a Salerno come nelle altre località balneari. Intanto polemiche a Napoli per la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, un caso segnalato dal consigliere regionale Borrelli. Un cittadino che è andato al Cotugno, si è fatto fare il tampone perché aveva tutti i sintomi del Covid, dopodiché è andato pure al pronto soccorso del San Giovanni Bosco. Un comportamento scellerato e si fa capire che molte persone hanno capito la gravità della situazione, come quelli che sono voluti andare per forza all'estero a farsi le vacanze. Chiaramente il signore è libero di fare quello che vuole. Ed è caos, tamponi per i rientri dall'estero, sono migliaia i campani che si sono segnalati alle ASL di competenza, così come prevede l'ordinanza regionale, ma si lamenta poca informazione e scarsa organizzazione. Ai nostri microfoni la rabbia dei vacanzieri in coda in attesa per fare il test. Rossella Strianese. Non era difficile prevedere che al rientro dalle vacanze all'estero, in un periodo di forte ripresa dei contagi in molti paesi europei, la situazione avrebbe rischiato di peggiorare anche in Italia. Da una settimana, cioè da quando è entrata in vigore la nuova ordinanza regionale che impone la segnalazione all'ASL dopo il rientro dall'estero, sono migliaia le persone in attesa per fare il tampone. In mancanza di indicazioni uniformi, ogni azienda sanitaria si è organizzata in maniera diversa. A Napoli l'ASL ha ricevuto 3.520 segnalazioni. Presso la postazione alle
allestita al Frullone, dove sono stati eseguiti finora più di 2.000 tamponi, si continua ad operare in sicurezza dentro i gazebo. Diversa la situazione in Irpinia, dove da stamane una coda di auto attende il proprio turno al drive-in allestito su Campo Genova. I vacanzieri hanno dovuto violare l'isolamento domiciliare per recarsi a fare il tampone. Tutti lamentano scarsa informazione e grave disorganizzazione. Per caso abbiamo letto sul giornale che saremmo potuti venirli a fare e adesso siamo qui a farli. Telefonate fatte da altri verso di noi non ce ne sono mai state. Qualche articolo è stato messo ieri sera sui social, quindi è stato un po' improvvisato. Siamo stati gli ultimi 4 giorni a scimunirci a vedere dove dovevamo inviare l'email, abbiamo chiamato vigili, comuni, abbiamo mandato email all'ASL, di tutto. Cioè la vacanza noi non l'abbiamo goduta. Sentir dire dai responsabili delle ASL che per colpa di gente come noi che vanno in villeggiatura, loro sono pieni di lavoro e non si fanno un giorno di ferie, a me sembra assurdo. Super lavoro anche per gli operatori sanitari con le tute, le visiere sotto il sole di agosto. Quando siamo arrivati alle 9:15 c'erano già metri e metri di coda, però siamo riusciti a smaltirli perché ci siamo abbastanza velocizzate e devo dire che stiamo andando bene. Un punto raccolta dei test anche ad Ariano Irpino, l'ex zona rossa, dove da oggi fino al 26 agosto si continuerà a fare tamponi per chi rientra dalle ferie, ma anche per i tanti emigranti che vivono all'estero. E c'è l'incubo di sdette per le agenzie di viaggio dopo le nuove misure anti-Covid per chi rientra dall'estero. Gli operatori del settore spiegano molti hanno scelto l'Italia quest'estate. In Campania il Cilento resta tra le mete più richieste, ma c'è un calo di oltre l'80% rispetto allo scorso anno. Imma Tedesco. Dopo una stagione particolarmente complicata per il turismo con le recenti misure anti-Covid varate prima dalla regione e poi dal governo, le cancellazioni dei viaggi all'estero già prenotati sono l'ultimo incubo delle agenzie di viaggio. Non solo la paura del contagio, ma anche le difficoltà di un'eventuale quarantena e gli elementi di maggior preoccupazione, secondo gli operatori del settore, che quest'estate continuano a puntare sui viaggi in Italia. L'anno scorso una parte della popolazione, più o meno il 50%, andava all'estero, una parte praticamente restava in Italia. Oggi la richiesta è stata prevalentemente sull'Italia. In Campania sicuramente il Cilento iniziando da Agropoli, San Marco, facendo Palinuro, insomma tutta questa fascia qua va sempre bene. Ma c'è anche chi aveva scelto di trascorrere comunque le vacanze all'estero e dopo le nuove misure ha deciso invece di dirottare verso l'Italia. Parecchi si hanno poi optato per fare dei cambi prenotazioni, visto che comunque queste nuove ordinanze che hanno fatto qualche giorno fa hanno ulteriormente scatenato altro nei clienti per quelli che vogliono prettamente andare all'estero. Rispetto agli altri anni sicuramente c'è stato un calo. Io mi aspettavo molto peggio. Le stanno influenzando molto anche perché non tutti hanno la possibilità poi dopo di 14 giorni di quarantena oppure di poter fare tamponi e tutte le procedure che stanno adesso adottando. Fremono un po' tutti quanti i clienti, quelli che specialmente abbiamo fuori perché non sanno prendere quello che troveranno qui in Italia. Resta comunque il dato negativo per il settore con gli operatori che in alcuni casi registrano rispetto allo scorso anno un calo di oltre l'80%. Una estate anomala, diciamo che abbiamo perso l'80%. Ora la cronaca, una gelosia cieca tanto da spingerlo ad accoltellare al cuore Francesca. Procura e carabinieri di Vallo della Lucania hanno pochi dubbi sul movente passionale del delitto della 66enne trans salernitana. Venerdì l'autopsia, intanto la comunità LGBT si mobilita, l'arcigay annuncia che si costituirà parte civile nel processo. Sentiamo. È un uomo di 60 anni il presunto responsabile dell'assassinio di Francesca Galatro, la trans originaria di Buonabitacolo trovata senza vita dopo una coltellata al cuore a Vallo della Lucania. L'indagato avrebbe ammesso le sue responsabilità, raccontando agli inquirenti di aver ucciso la compagna per gelosia. Un raptus omicida, questa è la pista investigativa seguita dalla procura e dai carabinieri di Vallo della Lucania. Sarà l'autopsia, in programma venerdì all'ospedale San Luca, a fornire ulteriori dettagli sulla tragedia. Pochi dubbi ormai sul fatto che possa essere stato un delitto passionale, una gelosia talmente forte da spingere il presunto assassino ad uccidere Francesca. Intanto la comunità LGBT si mobilita. Il presidente dell'arcigay di Salerno, Francesco Napoli, ha annunciato che l'associazione si costituirà parte civile al processo e chiede alla regione, dopo l'approvazione in consiglio, di aumentare i finanziamenti per far funzionare davvero la legge contro l'omotransfobia. Su questa norma ci sono, credo, 100.000 euro sulle 5 province.
e capirete bene che insomma non stiamo parlando di grandi cifre che ci consentono per esempio un'accoglienza adeguata delle persone LGBT oggetto di discriminazione. Penso per esempio a questa nostra amica che era certamente accolta in un posto adeguato alla sua fragilità sociale ed economica, ma che fosse in un contesto protetto dedicato alle persone LGBT probabilmente avrebbe trovato altro tipo di supporto. Verso le regionali, Caldoro lancia la piattaforma per il programma del centrodestra, 10 idee per la campagna e per tentare di risalire nei sondaggi. Il centrosinistra si ferma a 15 liste a sostegno di De Luca, ma è caos candidati nel PD di Avellino. È online il programma elettorale della coalizione di centrodestra con Stefano Caldoro, candidato presidente della Regione Campania. Un programma aperto e condiviso per raccogliere i contributi di tutti. 10 idee per la campagna, dall'azzeramento delle tasse e del bollo auto all'istituzione di un reddito di salute e alla pace edilizia per risolvere la questione dei condoni. La campagna deve riconquistare il ruolo che merita, afferma Caldoro, candidato del centrodestra in Regione. Siamo anche convinti che solo con l'ascolto dei territori possiamo vincere la sfida. Intanto si stringe sulle liste per il rush finale. Entro sabato i giochi si dovranno chiudere, ma nel centrodestra tiene banco ancora il problema del capolista. Mentre si attende che sciolga la riserva l'ex capotifoso della curva B del San Paolo, Gennaro Montuori, in arte Palumella, che Forza Italia vuole candidare a Napoli. Mentre continua la diaspora verso le liste deluchiane, l'ex sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica, già esponente di Forza Italia, poi passato alla Lega, sembra pronto ad entrare in lista a Salerno con Italia Viva, il partito di Renzi. Sul fronte del centro-sinistra si va verso una chiusura a 15 liste per la coalizione a sostegno di De Luca, con la novità che i demitiani si uniranno con la lista Fare Democratico, matrimonio necessario soprattutto su Napoli, dove Prospettiva Popolare, la formazione dell'ex leader DC, non era molto competitiva. Ci sarà una lista comune con entrambi i loghi in uguale evidenza. Alla fine quindi la quadra viene chiusa quasi per tutti, se si esclude paradossalmente proprio il Partito Democratico. Ad oggi, infatti, non è stato raggiunto ancora l'accordo per due dei quattro nomi nella lista di Avellino. Il braccio di ferro tra Petitto e Ciarcia ha paralizzato tutto, con una ricaduta anche sulle due liste deluchiane, Campania Libera e De Luca Presidente, lasciate ancora aperte per dare rifugio ad almeno un esponente DEM e permettere così di chiudere il cerchio. E restiamo ad Avellino. Il comune annuncia l'abbattimento di alberi storici ormai malati. L'opposizione con Luca Cipriano attacca, così si cancellano i simboli della città, ma l'assessore all'ambiente Negrone chiarisce: gli alberi di Piazza Kennedy si possono ancora salvare. Vediamo. A rischio abbattimento 15 alberi del parco di Piazza Kennedy attaccati dalla cocciniglia, un parassita letale. Il settore ambiente del comune con un pool di agronomi e tecnici regionali ha già effettuato una serie di sopralluoghi nel parco recentemente intitolato ad Antonio Di Nunno. Il sindaco del Verde, che fosse ancora vivo, sarebbe costretto ad assistere a questa probabile strage di alberi. Ma l'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone chiarisce: si possono ancora salvare. Aspettiamo i risultati delle analisi e vediamo. Potrebbe esserci anche una soluzione diversa a quella dell'abbattimento. Io penso che non si devono abbattere e basta, non ho niente, perché emanano pure ossigeno. Cioè, già ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto pure gli alberi, cioè non esiste. Le piante non devono essere abbattute, devono essere curate come gli uomini. L'opposizione con Luca Cipriano attacca, si cancellano i simboli della città. Negli ultimi anni non si fa manutenzione, non si fa cura degli alberi importanti, degli alberi storici, del verde della città di Avellino, ma si abbatte selvaggiamente e senza pietà. Ma Negrone risponde così: mica gli alberi sono stati piantati adesso e mica li abbiamo fatti seccare noi. Bene, la storia viene da lontano, no? Chi non li ha curati prima si dovrebbe preoccupare. Il destino invece è segnato per altri 21 alberi, già affidato l'abbattimento per la messa in sicurezza della pubblica incolumità. Uno all'interno della villa comunale, uno lungo la Bonatti, uno a Quattro Grane Ovest, uno a San Tommaso e ben 17 verranno abbattuti a valle. Torniamo a parlare del Covid, nuovi casi nel Sannio ma anche nuove guarigioni. In questo momento serve la collaborazione di tutti, così il direttore sanitario dell'ASL di Benevento, che risponde alle polemiche sulle attese per effettuare i tamponi. Occorre pazienza e senso di responsabilità. De Lucia.
Due nuovi casi di Covid-19 nel Sannio fanno salire a 12 il numero dei positivi, con 3 ricoveri al San Pio e 9 pazienti a domicilio. Sono 2 invece le guarigioni e riguardano l'anziana coppia di San Giorgio La Molara. Sono i numeri dell'infezione da Covid-19 nel Sannio, come spiega il direttore sanitario dell'ASL di Benevento, che ha fatto il punto sulla situazione e ha risposto alle polemiche sollevate riguardo alle lunghe attese per effettuare i tamponi in modalità drive-in al rientro dall'estero. Stiamo lavorando per la piena applicazione delle 3T, quindi stiamo tracciando e stiamo testando. Vorrei che le persone capissero che cosa significa fare i tamponi sotto il sole per 5 ore di seguito. Cioè, la gente si può anche infastidire perché deve aspettare. Però io voglio solo far presente che i nostri operatori stanno sotto il sole ininterrottamente a fare tamponi a tutti. Quindi un po' di pazienza, penso che... Un lavoro intenso quello dell'ASL, che sta processando circa 100 tamponi al giorno ed è impegnata nel monitoraggio dei pazienti a domicilio e nella difficile ricostruzione della catena dei contatti. Tra avere, diciamo, paura di una segnalazione per eventuali disagi e una malattia seria, non penso che ci sia da esitare, francamente. Allora, un disagio temporaneo nell'aspettare in fila o nell'aspettare che venga il medico se uno è sintomatico a casa, penso che veramente il disagio è minimo rispetto a quello che si rischia e rispetto a quello che si fa rischiare alla propria famiglia. Noi abbiamo dei contatti di caso che sono positivi, quindi è il momento di fare le persone serie. Un monitoraggio con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per effettuare una verifica nelle zone del Cilento dove sono stati rinvenuti rifiuti interrati. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine di un incontro a Vallo della Lucania. Filippo Notari. Ufficialmente ha fatto tappa a Vallo della Lucania per partecipare alla presentazione del nuovo spot del Parco Nazionale del Cilento, ma la visita del ministro dell'Ambiente Sergio Costa nella provincia sud di Salerno è stata anche l'occasione per discutere dello sversamento di rifiuti rinvenuto a fine luglio proprio in un'area del Parco Nazionale del Cilento. Costa ha spiegato che in attesa degli sviluppi investigativi è stato attivato un monitoraggio con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per effettuare una verifica nelle zone del Cilento a maggior rischio. Il tutto sarà messo a disposizione della Procura e del territorio per capire quali siano i potenziali rischi. Ma il ministro ha parlato anche dell'importanza che può avere il Parco Nazionale del Cilento per il territorio. Noi crediamo molto nei parchi nazionali, è ovvio per un Ministero dell'Ambiente, però ci stiamo mettendo risorse e vigoria. Perché? Perché crediamo che ormai sia superato il concetto per cui chi tutela l'ambiente non può creare sviluppo economico. Crea uno sviluppo economico diverso, uno sviluppo economico che sia compatibile, cioè green. E vengo sempre volentieri in una sede del parco perché insieme stiamo costruendo qualcosa di nuovo. Pensate alle zone economiche ambientali, che sono una delle più grandi conquiste a livello europeo, tant'è vero che ce lo vogliono copiare con norma europea, cioè fare in modo che nei parchi nazionali l'economia e l'ambiente camminino insieme, vuol dire dare delle risorse ai giovani che vogliono rimanere sul territorio. È già legge dello Stato, è già finanziata. Il Covid e la mancanza dei turisti stranieri stanno provocando gravi difficoltà al commercio salernitano, una crisi che Confcommercio sta provando a fronteggiare anche attraverso il potenziamento degli affari online per le imprese locali. Sentiamo. L'emergenza sanitaria ha rappresentato il colpo di grazia per tante aziende che già prima della pandemia erano in crisi, uno scenario che in questi mesi si sta vivendo anche a Salerno e provincia, dove sono tanti gli operatori commerciali che vivono un momento difficile anche per via dell'assenza dei turisti stranieri. L'anticipo dei saldi ha portato un po' di ossigeno per le nostre attività, ma stanno soffrendo soprattutto i negozi in prossimità dei centri turistici, nei quali ovviamente non abbiamo più il turismo straniero. Su Salerno città un bilancio definitivo non possiamo farlo ad oggi perché siamo a pochi giorni dal Ferragosto. C'è da dire che ci sono tante imprese purtroppo in difficoltà, c'è una carenza di liquidità. Non bisogna però demordere, bisogna cercare di dare sostegno alle aziende, naturalmente facendo ricorso al credito. Ecco, forse un aiuto potrebbe arrivare da un intervento della Camera di Commercio a favore delle banche affinché possano incrementare un poco, allargare i cordoni della borsa.
difficoltà raccolte dalla Confcommercio, che sta provando a mettere in campo azioni di sostegno che potrebbero permettere alle imprese di tirare una boccata d'ossigeno e superare questo momento di crisi. Abbiamo stretto una convenzione con eBay per far sì che i nostri esercenti possano avere un marketplace di grande valore quale eBay, e per cercare di viaggiare non soltanto sul negozio fisico ma soprattutto sul negozio digitale, sul negozio online. Il nostro augurio e la formazione che stiamo cercando di erogare alle nostre imprese è volta proprio in questa direzione. Nuova stretta nel Sannio per le serate della Movida, vertice in prefettura a Benevento con i sindaci di diversi comuni, ASL e forze dell'ordine. Il prefetto annuncia controlli serrati. Vediamo. La crescita dei casi di Covid non può che farci aumentare i controlli, coinvolgendo non solo la città di Benevento ma anche diversi centri sanniti. Così il prefetto di Benevento, Francesco Cappetta, dopo il vertice in programma questa mattina al Palazzo del Governo per mettere in campo un piano per rendere più sicura la movida del fine settimana. Noi abbiamo così richiamato la sensibilità dei sindaci a farsi comunque promotori presso le proprie popolazioni dell'osservanza delle norme, soprattutto dell'ultima circolare, dell'ultimo decreto del Ministro della Sanità. Abbiamo deciso di aumentare il controllo del territorio con le forze di polizia, con maggiore presenza delle forze di polizia naturalmente nei luoghi della Movida. Su questo le forze di polizia e le forze di polizia locali vigileranno. Questa volta la gente è consapevole del rischio che corre, malgrado tutto lo corre. Dunque controlli ancora più stringenti e un appello che il prefetto rivolge innanzitutto ai giovani. Per una puntuale osservanza delle norme, perché il rischio è quello di ricadere nella stessa situazione che abbiamo vissuto tra marzo e giugno e quindi disperdere tutto quello che tutti noi abbiamo fatto, loro prima di noi, perché se questa provincia è stata una delle meno interessate dal fenomeno del contagio è proprio grazie alla gente, proprio grazie alla popolazione. Gli spettacoli ora, straordinario successo per l'esibizione di Cecilia Bartoli al Ravello Festival, ad applaudire il mezzo soprano in platea anche un ospite d'eccezione, la diva francese Catherine Deneuve. Vediamo. Un'esibizione da togliere il fiato che ha lasciato a bocca aperta i presenti ad un concerto trionfale. La mezzosoprano Cecilia Bartoli ha incantato il pubblico del Ravello Festival. L'esibizione con Santa Lucia Luntana è stata un autentico trionfo, capace di portare sul palco dell'Auditorium Salernitano le atmosfere barocche rivisitate e corrette in chiave moderna. Concerto andato in scena davanti ad una spettatrice d'eccezione. In platea a Ravello, infatti, c'era anche la diva francese Catherine Deneuve, in questi giorni in vacanza in Costiera Amalfitana. L'attrice transalpina ha applaudito l'esibizione del mezzo soprano, che non si è limitata a cantare, ma ha coinvolto alla grande il pubblico danzando e rendendolo partecipe. Ben 4 i bis concessi ad una platea in delirio, a testimonianza di quanto il Ravello Festival di quest'anno abbia incontrato ancor di più l'entusiasmo della critica. Lo spettacolo è anche un invito ai giovani a venire a teatro, ha detto la Bartoli a margine dell'evento. Abbiamo vissuto momenti tremendi a causa del Covid, la musica serve a condividere insieme i momenti di sofferenza, ma anche di gioia. Lo spettacolo, il messaggio della mezzosoprano, non solo dunque deve andare avanti, ma è indispensabile per superare le tante difficoltà di questi mesi. Musei aperti anche a Ferragosto e ingressi gratuiti per incentivare le visite. Così la provincia di Benevento riparte dal turismo, che proprio ad agosto fa registrare un boom di presenze. Il presidente Di Maria, il turismo è tra gli elementi principali per la ripartenza. Imma Tedesco. Dal Museo del Sannio all'Arcos, passando per il complesso di Sant'Ilario, la provincia di Benevento riparte dalla cultura. Siti aperti anche a Ferragosto e con ingresso gratuito per promuovere un ritorno dei visitatori alla scoperta delle bellezze sannite. Ed i turisti non sono mancati. Nonostante l'estate particolarmente difficile per il settore, i siti della provincia fanno registrare un aumento delle visite, in alcuni casi anche del 100%, soprattutto nel mese di agosto. Abbiamo avuto un grande riscontro, soprattutto nel
nei primi 15 giorni di agosto, dove abbiamo raddoppiato le presenze grazie alla nostra azione di tenere aperte tutta la rete museale e di fare questo ingresso gratuito, proprio perché in questo momento di difficoltà, in questo momento dove le famiglie hanno anche difficoltà nel muoversi, abbiamo voluto dare la possibilità di trascorrere qualche giorno e poter vedere i nostri pezzi più belli della provincia di Benevento. Questa è stata una scelta voluta perché necessita di queste azioni per far ripartire un po' l'economia sannita. Anche in questo caso però si risente dell'assenza di turisti stranieri. La maggior parte dei visitatori arriva dal nord Italia, dal Lazio, ma anche dalla Campania. Purtroppo turisti stranieri non ce ne sono state, ma devo dire che sono soddisfatto perché siamo riusciti a intercettare quei turisti del nord Italia che sono venuti a visitare Benevento, la rete museale. Si punta dunque a sostenere il turismo per promuovere la ripartenza. Ritengo che il turismo è uno degli elementi fondamentali per la ripartenza. Ha firmato questa edizione di 8 Channel News in regia Enrico Coppola. Grazie a voi per averci seguito. Vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci.